Roma c'è, il focus del giorno. E rientriamo in diretta, sono le 9:18 minuti in questo giovedì 5 maggio con voi Valentina Catoni e Marco Eremita per Roma C'è, quindi l'angolo proprio sulla città di Roma. Oggi il nostro focus va in zona San Giovanni Pigneto, caro sì. Marco, perché insomma abbiamo letto tutti quanti stamattina i giornali sulla cronaca di Roma, soprattutto della Repubblica che proprio gli dedica l'apertura. Oltre a leggere abbiamo visto le immagini. Esatto, tra l'altro, raccapriccianti insomma di ciò che sta succedendo e delle tante polemiche, perché l'apertura della Repubblica è proprio questa, la città prigioniera dei rifiuti, San Giovanni e Pigneto invasi dalla sporcizia, faremo la fine di Napoli. Questo è proprio l'allarme dei residenti. Ovviamente ne parliamo noi con chi presiede questo municipio, il presidente del municipio Sesto, Gianmarco Palmieri. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno presidente. Buongiorno, intanto grazie del suo intervento, l'abbiamo un po' inseguita stamattina, sappiamo che è pieno di impegni, però ci regala 5 minuti e la ringraziamo preventivamente per questo. Prego. Poi andiamo a analizzare un pochino insieme cosa sta succedendo, presidente. Ma succede che ci siamo resi conto a partire da venerdì sera di una situazione difficile, insomma, per quanto riguarda la raccolta della spazzatura. E diciamo che in parte che ci potessero essere delle difficoltà legate alla giornata della domenica, quindi il 1° maggio, fra la festività e la beatificazione, in parte ce lo aspettavamo. Dopodiché però abbiamo visto che è partita prima la difficoltà e poi soprattutto lunedì, ieri e l'altro ieri è diventata veramente una situazione totalmente insostenibile, con catasti di rifiuti fuori dai cassonetti che addirittura invadevano le carreggiate stradali. Noi già, se non sbaglio, nella giornata di lunedì abbiamo fatto una lettera formale di protesta ad AMA chiedendo di ripristinare immediatamente il servizio, la pulizia e l'igiene dei luoghi, e ci sono state date spiegazioni abbastanza disparate, perché poi magari a noi è stato detto che c'era stato il problema del 1° maggio, qui hanno chiamato tanti cittadini sì. dicendoci che contattando l'AMA gli è stato detto che c'era uno stato di agitazione, poi che erano stati spostati tutti quanti nelle zone centrali per gli eventi, poi che il 1° maggio avevano lavorato meno operatori in quanto appunto festa dei lavoratori. Poi ieri abbiamo visto questa nota di AMA, appunto, che richiamava la chiusura dell'impianto di Rocca Cencia, però l'impianto di Rocca Cencia è stato chiuso ieri, nei giorni esatto. precedenti evidentemente ha funzionato se è stato chiuso ieri, e poiché il problema parte da venerdì sicuramente c'è qualcosa di più. E comunque, al di là di tutto e al di là di qualsiasi problema, di qualsiasi impegno non imprevisto, perché poi che ci fosse la beatificazione si sapeva da tempo, il 1° maggio arriva tutti gli anni, sì, certo. È evidente che, come dire, o è stato preso sotto gamba il tutto o ci sono problemi più profondi che noi al momento non conosciamo. In ogni caso, qualsiasi problema dell'azienda non possono pagarlo a questi livelli i cittadini, perché veramente io ho visto cittadini non riuscire a passare su un tratto di strada o su un marciapiede perché invasi da rifiuti. Eh sì, vediamo il reportage di immagini, insomma, che è fornito dalla Repubblica questa mattina, è assolutamente imbarazzante, effettivamente ricorda un po' il capoluogo campano. Tra l'altro molto duro il suo commento, proprio la sua critica verso il comune, insomma, noi leggiamo un suo virgolettato, il comune incapace di garantire il decoro della città, quindi la sua critica va oltre. Ecco, insomma. Infatti, che risposte avete avuto dal comune in questo senso, dal Campidoglio? Dal comune, insomma, io ho visto tutte le agenzie, sia dell'assessore Visconti, che ho visto il vicepresidente della Commissione Ambiente, il capogruppo del PDL in Consiglio Comunale, che dicevano Roma è più pulita e tutti i cittadini lo vedono. A questo mi pare che ci sia poco da ribattere ulteriormente. Sì, insomma, di fronte a questa situazione affermare queste cose mi sembra imbarazzante, sinceramente non credo che nemmeno ci sia da ribattere, perché poi i cittadini, come dire, le interpretano da soli le risposte. Se questa è la risposta che l'amministrazione comunale dà un problema che credo non ci sia nemmeno bisogno di evidenziarlo politicamente, noi fra lunedì e martedì abbiamo ricevuto centinaia di telefonate dei cittadini disperati per le situazioni che vivevano sotto la loro casa, davanti al loro negozio, e che si risponde dicendo no, Roma è più pulita e si fa sfascismo, insomma, francamente. No, non è sicuramente una risoluzione del problema. Ecco, questa. Tra l'altro, al di là della chiusura appunto di Rocca Cencia, i cittadini comunque lamentano lo stesso problema anche per quanto riguarda i rifiuti differenziati, perché la situazione è la medesima anche per vetro e carta, quindi insomma imputare tutto alla chiusura dell'impianto
non è... No, ma ripeto, poi l'impianto è stato chiuso ieri, da quello quindi, che è stato comunicato, quindi... E poi ho visto anche, come avrete visto tutti, l'indagine fatta da Repubblica in collaborazione col Codacons sulle strade, e quella non è stata fatta in questi giorni, quella è stata fatta a marzo, quindi c'è una situazione che va avanti da diverso tempo. Speriamo di non fare la fine di Napoli per davvero, perché insomma quei presupposti. Voi come pensate di muovervi, di continuare a muovervi? Ovviamente sì, avete fatto la denuncia. Continuando a monitorare il territorio, io devo dire questa mattina, perché è giusto essere onesti, ho visto una situazione a macchia di leopardo, cioè in alcune strade i cassonetti sono stati svuotati e magari anche tolti i rifiuti, in altre magari sono stati svuotati i cassonetti e lasciati i rifiuti a terra con il risultato che tutti possono immaginare, e in altre ancora invece ho visto proprio ancora i cassonetti pieni e i rifiuti a terra. Ci è stato detto che in 3-4 giorni si risolverà il problema, insomma 3-4 giorni sono un tempo lunghissimo in questa situazione, e peraltro per quella che è l'attuale situazione, ripeto, io questa mattina ho visto solo un pezzo del territorio, non ho fatto in tempo a girarlo tutto, però ne ho visto un pezzo, c'è questa situazione e mi pare, come dire, difficile che in 3 giorni effettivamente a partire da oggi possa essere risolta e affrontata. In ogni caso noi ci muoveremo in questo modo, cioè io voglio capire da AMA che cosa è successo, perché le risposte che ci sono arrivate sono contraddittorie, e poiché noi con la nostra protesta e con le nostre segnalazioni abbiamo interpretato un malessere e un disagio dei cittadini, è un dovere da parte di un'azienda che lavora per il Comune di Roma e del Comune di Roma stesso fornire le spiegazioni corrette, reali, trasparenti di una situazione che tutti i cittadini stanno vivendo con sofferenza sulla propria pelle. Assolutamente. Presidente, noi per quanto è il nostro potere, ecco, rimaniamo ovviamente a disposizione qualora ci fosse tra 3-4 giorni non fosse risolta la situazione, appunto per non farla passare, diciamo così, in cavalleria, mantenere l'attenzione concentrata, perché in vista dell'estate soprattutto si parla anche di topi, parlano alcuni cittadini, insomma non è proprio la situazione idilliaca. In cui l'odore dei rifiuti arriva a 60, 70 metri, 80 metri, immaginate quelli che ce l'hanno sotto le finestre di casa. No, è imbarazzante già da vedere, insomma immagino da vivere così da vicino. Sì. La speranza ovviamente e l'impegno di tutti dovrebbe essere quello di prevenire questi fatti invece che poi farne fronte solo con tante e tante denunce e fatica, insomma quello che poi è il suo obiettivo, immagino, e quello di tutti è cercare di organizzarsi in modo proprio che non avvengano. Certo, noi ci augureremmo che con... come dire, un decentramento più compiuto possa esserci un controllo efficace da parte dei municipi sull'operato dell'AMA, cosa che oggi purtroppo non c'è, né in termini di indicazioni, né in termini di controlli, né in termini di sanzioni. Lo speriamo anche noi, intanto le facciamo i complimenti per il suo lavoro, le ringraziamo nuovamente della sua disponibilità e restiamo, come ha detto il mio collega, comunque qui ecco all'ascolto per qualsiasi segnalazione. Noi diamo voce alle problematiche dei cittadini e quindi ovviamente siamo in collegamento costante con le istituzioni, quindi con voi. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata, e grazie al presidente del sesto municipio, Gianmarco Palmieri.